diciamo. Sì, ma bene. Allora, intanto ovviamente uno non ha digerito sta cosa una settimana, benissimo, questo è lo scopo fondamentale di questa cosa. Però a parte che non ci avete dormito la notte, più o meno siamo. Allora, eravamo arrivati, se non ricordo male, a dare alcune buone ragioni, e poi vediamo che succede, per cui bisogna accettare una certa cosa bizzarra, che cioè sta la velocità della luce nel vuoto. Scusate, specificazione numero uno, non l'ho mai detto forse, ma è sottinteso e sarà sottinteso da ora in poi. Quando uno dice la velocità della luce di cui si parla in questa roba che stiamo facendo, indicando la luce, sottinteso, la velocità della luce nel vuoto. La luce poi che passa dentro un mezzo, sia vetro, acqua, la velocità cambia, succedono cose strane, non ce ne importa niente. Quindi non è vero che non si può andare più veloce della luce. Non si può andare più veloce di quella velocità lì che è la velocità della luce del vuoto. Perché c'è di alta energia dentro un contatore cerico, non viaggiano più veloci della luce, perché il contatore è fatto di natura particolare, di vetro. Fatto che questa velocità universale pari a C cosa comporta? Chiaramente comporta che bisogna rimettere le mani qua dentro, perché questa cosa qua non può più essere vera. Prima di questo però facciamo un giochino per vedere intanto di fissare le idee su alcune nozioni, e così anche la terminologia diventa più familiare. Allora cominciamo col vedere. Intanto introduciamo una parola, un modo di dire, perché sembra complicato, banalissimo, però c'è un linguaggio. Il concetto di evento. Evento. Che l'evento è la cosa che è successa, infatti, esattamente. In realtà, un evento, in questo linguaggio che è un po' più preciso che cerchiamo di mettere a punto da adesso, è una cosa che succede a un certo punto, a un certo istante, banalmente. E quindi è una coppia di coordinate. XA, TA vuol dire che nel punto di coordinate XA, in quel particolare sistema di riferimento in cui ci siamo messi, all'istante TA è successa qualche cosa. Allora, quindi per esempio due eventi simultanei significa due cose che sono accadute in due posti diversi allo stesso istante di tempo, quindi saranno in questa notazione X1, T, X2, T, con i due T uguali, per dire, no? Cosa del genere. Allora, vediamo un attimo, rimaniamo per il momento nel buono vecchio spazio-tempo di Galilei, quello canonico, no? Allora, alcune cose le abbiamo già viste. Le posizioni, prendendo due sistemi di riferimento soliti, SS primo che si muovono uno rispetto all'altro, bla 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 bla. Le posizioni di un corpo sono la posizione di un corpo che si muove, è una grandezza invariante? Domanda scema, però. Ovviamente no. Ovviamente no. Su sistemi di riferimento diverso, in uno sta lì, in un'altra sta dall'altra parte, cliccia. Le velocità con cui si muove un corpo sono grandezze invarianti? No. Cambia. Le accelerazioni, questo l'abbiamo già detto, le accelerazioni sono grandezze invarianti? Le accelerazioni sono variazioni di velocità nello stesso intervallo di tempo e quindi sono invarianti, perché se cambio la velocità qua di qualche cosa, questa cambia della stessa quantità perché aggiungo e tolgo lo stesso istante, d'accordo? Se passo da 30 a 50 km all'ora nel sistema di riferimento, in un altro passerò da 80 a 100, ma l'accelerazione è diviso lo stesso intervallo di tempo. E infatti le accelerazioni sono le cose che ci piacciono, perché significano, abbiamo detto, tutta questa cosa. Però a parte queste le grandezze base, queste qui, per esempio, la lunghezza di un oggetto, invariante o no? Dipende. Perché dipende? Da che dipende? La lunghezza.
che lo so, magari dalla temperatura. No, aspetta. Il variante molto. Sì, certo che la lunghezza di un oggetto dipende dalla temperatura, però adesso no, il problema è. Io misuro. Lasciamo perdere gli effetti di dilatazione. Io misuro la lunghezza di questo coso così. Io sto fermo, misuro quanto è lungo e questo dico questo bom, 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 quello è. Poi questo mi fa è la stessa cosa, che si muove qui rispetto perché mi muovo io rispetto al lungo, bene? Lo misuro in un altro sistema di riferimento. La sua lunghezza cambia? No, ma si vede se volete, no, perché? Lui dice perché è intuitivo, un corno, l'intuizione vediamola e mettiamola sotto lo sguino perché sennò ci frega. Ma si vede da qua. Perché una lunghezza che cos'è? Io devo prendere la coordinata di questo punto, la coordinata di questo punto in un certo sistema di riferimento fa la differenza, giusto? No, manca una cosa. Diciamo tempo. Qual è? Come deve essere? Quindi cosa devo per dirla tutta? Allo stesso tempo. Allo stesso istante di tempo, perché sennò. Cazzo, io questo si muove, io devo stare questo adesso, se deve stare questo tra un'ora, adesso ho una lunghezza di meno un chilometro e 500 metri, ma non è molto significativo. E allora è banale vedere che se il tempo a cui prendete le cose è lo stesso in due sistemi di riferimento, fatta la differenza fra due coordinate, quella rimane la stessa, insomma, è intuitivo, diciamo, le lunghezze, due lunghezze, tanto più che noi, cavolo, la lunghezza di un corpo è la proprietà intrinseca di quel corpo, non dipende dal sistema di riferimento, no? E la durata di un fenomeno dipende dal sistema, cioè è invariante? La durata? Sì, dal sistema di riferimento. Dipende dal sistema di riferimento? No, no, è invariante. In questo universo qui è la durata. Ah, ok. No, 5 minuti sono 5 minuti fino a tra l'altro, questo è banale. Oh, qua, insomma, una durata che cos'è? Tatta, il film dura 1 ora e 30, vuol dire che quando io vedo il primo fotogramma T1, poi aspetto e quando lo faccio click T2, T2 minuti 1 è 1 ora e mezza, se lo vedo camminando davanti allo schermo è la stessa cosa, sempre il click track, perché il tempo è lo stesso, no? Quindi non c'è problema, le durate sono invarianti. Va bene. Altro, aumentare la qualche grandezza invariante o non invariante in meccanica classica. Quindi la massa con invariante, invariante. Quella è la proprietà intrinseca, non c'ha niente a che fare con lo spazio e il tempo, è roba sua, insomma. E la quantità di moto di un oggetto è. Sì. Cambia il valore della quantità di moto se la misuro in S o in S primo? Certo, certo che cambia, cambia la velocità, l'abbiamo appena detto, quindi cambia anche la quantità di moto, no? L'energia cinetica cambia? È invariante? No, palesemente, non è invariante. Che altro mi viene in mente di grandezza invariante passando appunto da un sistema di riferimento all'altro? Quindi le accelerazioni, le lunghezze, intervalli temporali, durate, chi? Portate chi? Perché l'alterazione di gravità con l'accelerazione. L'accelerazione è un invariante. Quindi anche il peso è un invariante. Il peso è gravità. Sono le forze sono, quella parola giusta è un'altra, ma insomma sì, sono quelle là. La proprietà di due eventi, a questo punto entriamo in questo linguaggio un po' più, di essere simultanei è invariante oppure no? Sì. Cioè se due eventi sono simultanei nel sistema di riferimento S, sono simultanei anche nel sistema di riferimento S'. Sì. Sì. Ma non è vero. Ma sì, devo provare tutti, il problema c'è. Cioè, se che poi significa dire due eventi simultanei, il livello suona
la campanella della fine della ricreazione e simultaneamente, di fatto, Pierino salta fuori dal banco e schizza fuori dall'aula. No? Sono due eventi che cadono in due luoghi diversi, al piano terra e al primo piano, dove c'è la quarta B, e sono sostanzialmente simultanei, perché Pierino non ne può più di star a sentire i battimenti di spiegare la città, schizza veramente in tre luoghi. Il fatto che i due eventi siano simultanei per il prof che sta seduto in cattedra e sente simultaneamente la campanella e Pierino che schizza, non sono ancora simultanei, neanche per l'automobilista che sta passando sulla strada davanti alla scuola, e anche lui vede, è improprio, misura allo stesso istante di tempo il verificarsi dei due eventi, quindi sono simultanei, non c'è problema. Va buono, allora, adesso il problema è che invece, abbiamo detto, e qui non ve lo sto a rifare più ragionamento, succede questa cosa strana, che è questa è l'unica cosa strana del genere, dopodiché il resto discende tutto da lì, adesso discende un sacco di roba, insomma, però dico tutto questo. La cosa è bislacca, insomma, no? Allora, qui si possono fare un sacco di cose, adesso proviamo a seguire però la maniera non... cioè io potrei dire a questo punto, si dimostra facilmente, è la tipica cosa che si trova nei libri, che come conseguenza di questa cosa, queste trasformazioni vanno sostituite da... si scrivono delle cose edificanti, la gente chiude il libro e se ne va, perché ovviamente c'è anche più niente. Allora, questo modo di fare non mi piace. Quindi adesso quello che proviamo a fare è in questo punto, però non è faticoso, è vedere, tra l'altro secondo me è pedagogicamente interessante, come si fa, naturalmente lo facciamo in maniera semplificata, però corretta, a trovare, posto che da questa cosa che avevamo discusso l'altra volta, si è capito, si spera, si sia capito perché dobbiamo digerire questo fatto nuovo. Posto che quindi accettato questo fatto, queste cose non vanno più bene perché sono incompatibili con questa cosa qui, come dobbiamo modificare questa roba in modo tale che sia vero che comunque la guardo in qualunque sistema di riferimento, quella particolare velocità che è la velocità di luce nel vuoto è sempre la stessa. Questa è la condizione in più che dobbiamo ficcare dentro. Sapendo fin dall'inizio due cose. A, che modificare queste cose significa modificare la struttura dello spazio-tempo, perché quella sta scritta là dentro, anche se è una cosa elementare, come complicazione formale non c'è, però è lì, no? E B, ricordandosi, quando poi uno va a vedere che diavolo è successo alla fine della fiera, questa roba sono 300.000 km al secondo, perché quindi verosimilmente se parliamo di lumache non dobbiamo preoccuparci troppo di queste cose. Però poi i numeretti ce li mettiamo alla fine. Però, allora, adesso uno dice, allora, come si dimostrano le trasformazioni di Lorentz? Le trasformazioni di Lorentz non si dimostrano. Stiamo a fare fisica, non matematica, questo non è in teoria. In matematica uno enuncia dei postulati e poi, per via logica, si suppone, tira fuori in maniera univoca, determinata, rigorosa, senza possibilità di... c'è conseguenze che si chiamano a seconda dei casi, dai teoremi, ti dimostrano teoremi, appunto. Com'è che dimostra il teorema qua? Per voi c'è questo problema. Queste non mi piacciono più, perché sono incompatibili con questa cosa qua, che è la condizione che voglio che sia soddisfatta. Devo trovarne altre. Come faccio? Boh. Allora, adesso naturalmente la storia di come ci si è arrivati è molto più complicata di come ve la racconterò, però l'idea è che uno ci prova, che poi non è molto diversa da come l'ha fatta per davvero Einstein nel 1905, cioè uno che fa? C'è una cosa che finora ha funzionato bene, di fatto nel mondo della meccanica ordinaria, quando le velocità di cui parliamo sono quelle con cui abbiamo a che fare, questa roba funziona, tutta la meccanica che ci abbiamo costruito dietro ha funzionato per 250 anni. Quando comincio a parlare di luce, le cose non vanno più bene, quindi bisogna aggiustarla. Allora uno fa una cosa del tipo, vediamo di aggiustare questa roba facendo la modificazione più semplice possibile, che, non vogliamo dire,
che mi permette di soddisfare questa condizione. E cosa, qual è il criterio che ti guida? Che cosa vuol dire fare la semplificazione più semplice possibile? Ce ne sono, posso inventare infinite semplici modificazioni di quella roba. Faccio quello che inventare, letteralmente. Il punto è, voglio fare la seguente cosa. Faccio guidare da un criterio di ragionevole semplicità, ci provo, vedo se riesco, aggiustando un po' le cose, a scrivere una cosa un po' diversa da questa che mi permette di mantenere fisso questo risultato per quello che mi interessa, e dopodiché vado a vedere se le cose che io sono arrivato a scrivere funzionano, cioè se il mondo è fatto davvero in quel modo là, insomma. Allora, uno ci prova, e quindi adesso ci proviamo, perché una cosa che ci prova mi piace, perché sarebbe didatticamente utile far capire agli studenti che in fisica non si dimostrano teoremi, ma si costruiscono modelli, è una cosa diversa, e che vanno testati non sulla base della loro solo consistenza logica pura e semplice, ma sul fatto che poi i modelli devono descrivere il mondo, è il mondo alla fine che ti dice se funzionano oppure no, punto. Nella costruzione dei modelli facciamo rigorosamente quello che ci pare, salvo che poi, come dire, il mondo ci presenta il conto, dobbiamo andare a vedere. Allora, adesso alcuni conticini, conti materiali di moltiplicazione di risparmio, se no stiamo qua, sono qui la stavagna a dirmi gli spazi temporali, quindi non ci sto. Però, questo non va bene. Allora, andiamo a cambiare. La cosa per cambiarla, che qual è gamma? Ci metto un fattore di una modifica, qualcosa. Lo chiamo direttamente gamma, appunto così, tanto che si chiama così, insomma. Gamma che? Gamma è una cosa, un fattore, una cosa che adesso devo decidere come deve essere fatta affinché valga questa cosa qua. Però io so già un sacco, la cosa interessante è che come funziona un figlio. Io su questo gamma so già un sacco di roba a priori. So che, può essere, Luca, vediamo un po', può essere un numero, pure semplice, un numero pure semplice, tipo 3,5. Questo gamma non deve essere un gamma, perché chi ci deve stare qua dentro ragionevolmente? Qual è l'oggetto nuovo di cui devo tenere conto? Chi è chi? Quindi ragionevolmente questo oggetto dovrà essere un'espressione matematica che dipenderà in qualche modo da questa bestia strana, è ragionevole, lo ce l'ho. Gamma deve essere, dovrà essere, è ragionevole supporre che sia una qualche funzione matematica che dipenderà da C, no? Poi può dipendere solo da C quel gamma? Perché no? Potrebbe essere, che ne so, adesso dico, poi vediamo, non lo è, ma potrebbe essere radice di C, che ne so. C alla, C alla quarta, C. Deve essere, allora qui scusate di nuovo, siccome so che il 90,6% dei presenti le cose che sanno, però mi preoccupo degli altri 0,04, qualcuno l'ha detto, questo non va bene perché il gamma deve essere adimensionale. Questa cosa è chiara a tutti? No, no. Sì. Perfetto. Sì, sì, no. Se a qualcuno non è chiara, siccome a qualcuno non è chiara, allora questa è forte. Questa invece è interessante perché tra l'altro è una bella maniera in cui uno costruisce fisica. Quando si dice in questo contesto adimensionale, uno intende che nel mondo in cui ci muoviamo sostanzialmente la parola dimensione è un'altra di quelle parole che significano 50 cose diverse. Uno in genere lo spazio ha tre dimensioni. Lunghezza, insomma, che poi chiamiamo convenzionalmente lunghezza, larghezza, altezza, insomma, x, y, z, non è questo senso qui della parola. Lo spazio è uguale al tempo? No. Due cose diverse? No. Allora, la maniera di dire queste cose per i fisici è che sono dimensionalmente diverse, che poi vuol dire in particolare che si misurano cose diverse, lo spazio lo misuri in centimetri, metri, yard, anni luce, quello che ti pare a te.
Il tempo si misura in chili in, scusate, siamo massimo, un'altra cosa. Il tempo in secondi, anni, quello che ti pare a te, ma sono intrinsecamente grandezze non omogenee. Se possono sommare gli anni con i metri, quanto fa 5 anni più 4 metri? Non fa una mica, perché non esiste questa cosa, 5 anni più. Si possono sommare 5 anni e 27 secondi? Sì, anche le unità di misura diverse, che mi frega, mi frega tutti i secondi e vengono fuori da secondi, non benissimo. Si può, vabbè, e quindi spazio, tempo e massa, anche lì, che vuol dire 5 kg e 4 secondi, non vuol dire niente, si dice che sono grandezze dimensionalmente diverse, sono le tre dimensioni fondamentali della meccanica. E la regoletta del gioco è quella, adesso facciamo una piccola divagazione dimensionale, è che se vuoi confrontare due cose, due grandezze fisiche, devono avere le stesse dimensioni, se no sto a confrontare i chili con i centimetri, no? Non si può fare. Quindi questa è la regoletta che si insegna a tutti i ragazzini all'inizio, che quando uno scrive un'equazione qualsiasi di fisica, che ne so, la formuletta per la caduta dei gradi, no? Qui c'è lo spazio, qui c'hai un mezzo numero che se ne frega. Questa è l'accelerazione, questo è un tempo al quadrato, le dimensioni di questa cosa, questa è una lunghezza dello spazio. Questa è un'accelerazione che è una lunghezza diviso un tempo al quadrato, questo è un tempo al quadrato, il che sa che questi se ne vanno, questa è la lunghezza e questa è la lunghezza. E tutte e due queste cose, anche se sono diverse, si misurano in. Non è importante in che si misurano. L'importante è che hanno le stesse dimensioni, sono grandezze omogenee, d'accordo? E allora, poi adesso faccio un altro piccolo inciso che secondo me è divertente e utile. Comunque, allora, la ragione per cui questo gamma, come comunque sia fatto, parla essere adimensionale, cioè non deve avere dimensioni, cioè deve essere dal punto di vista delle dimensioni un numero, deve valere, non si misura in unità di misura fisiche, è perché questa scrittura è già dimensionalmente. Qui c'è una lunghezza, queste sono lunghezze, se io moltiplico per una cosa che ha dimensioni, ottengo una lunghezza che vale una cosa che non è una lunghezza, quindi questa cosa è qui. Questa è una lunghezza? Sì. Questa è una lunghezza? Sì. Allora, lunghezza uguale lunghezza moltiplicato per la massa non un numero. Ok. Non un chilo, non una massa, non una massa per una velocità. E altrimenti non vale più l'uguaglianza. No, altrimenti non vale più la genere. Ok. Allora ti staresti dicendo che un metro è uguale a un metro per un secondo, che non vuol dire niente. Bene. Quindi gamma non può dipendere solo da C, perché se dipendesse solo da C avrebbe le dimensioni di una velocità, una velocità al quadrato, quello che cavolo è, insomma, avrebbe dimensioni fisiche, quindi non va bene. Prima di concludere su questa cosa, fatemi fare una prima, così ci creiamo meglio una cosa che non diverte moltissimo. Esercizio tipico che frega tutti, vediamo cosa succede qua. Mi dite qual è quel numero il cui quadrato, adesso fateci mettere che è semplice, il numero intero, diverso da zero, se vogliamo, d'accordo, il cui quadrato è uguale a 4 volte il numero stesso. 4, perché 4 al quadrato è uguale a 4 volte 4. C'è problema. Qualcuno trova che il problema è mal formulato, che ci sono obiezioni, che sta bene a tutti questa cosa? Sì, no, ci sarebbe anche zero in realtà, quello appunto detto diverso da zero, perché in realtà uno cosa sta facendo? Vabbè, vediamo. Adesso, mi dite qual è il lato del quadrato? Anche meno 4. Eh? Anche meno 4. No, meno 4 al quadrato fa 16, meno 4, 4 volte meno 4 fa meno 16, quindi meno 4 non va bene. No, 4 è meno per meno, per meno per meno. No. Io ho chiesto qual è il numero il cui quadrato è uguale a 4 volte il numero stesso. Meno 4 per meno 4 non fa 4 volte meno 4, ma cambia il segno, quindi è soltanto più 4. E poi ci sarebbe anche lo 0, che però è un caso patologico, come dice Bernardini, quindi non ce ne frega tutto. Allora, qual è adesso, domanda secondo lui, qual è il lato del quadrato la cui area è uguale al perimetro?
Il lato non del esiste. Quadrato? Dimensionalmente deve non esistere. Sta buiando. Non esiste. Cosa succede? Succede con il problema numero uno, no? E va bene. Allora, secondo... io voglio un numero che chiama, essendo un numero incognito, lo chiamo X, perché vuole X. Io voglio un numero il cui quadrato, cioè X quadro, è uguale a 4 volte il numero in questione che è X. E quindi formalmente quello che ho è una stupidissima equazione di secondo grado che infatti ha due soluzioni, una è 0, che l'abbiamo scartato, e l'altra è 4, non c'è problema. Poi uno dice questa cosa del quadrato, allora uno come cosa la dice? Dice l'area del quadrato, ma l'area del quadrato notoriamente è il lato al quadrato, quindi lato al quadrato uguale al perimetro che è 4 volte il lato, come è noto, e quindi ma è uguale a quello di prima, no? Che sempre si chiama L, si chiama X, non vale niente. E quindi è 4. E invece vuol di tutto, perché questo è un numero, e questa è una lunghezza, e questa al quadrato non è più una lunghezza, ma è una lunghezza al quadrato. E quindi mentre è vero che 4 volte 4 fa 16, cioè 4 al quadrato, 4 volte 4 metri fa 16 metri, mentre l'area è 16 metri quadri, e i metri quadri sono due cose diverse e non si possono confrontare. Non ha senso dire che 8 metri sono più di 4 metri quadri, perché sto confrontando grandezze disomogenee. Qual è la differenza tra questo e questo? E questo è un problema di matematica pure, questo è un problema di fisica. Allora, naturalmente adesso l'insegnante di matematica... No, non è un problema di fisica, è un problema di geometria, ancora. Dello spazio, è la fronte dello spazio, nel senso che è caratterizzata da grandezze dimensionalmente caratterizzate, che si chiamano lunghezze, aree, volumi, e poi se vogliamo fare la geometria in quattro dimensioni, facciamo gli ipervolumi che spazio a quattro dimensioni, ma c'è un problema di consistenza dimensionale, per cui mentre questo problema è ben formulato e si può dire, questa frase che io ho detto in cognato non la potevo dire, bene, perché è come sommare i chili coi secondi, i quadri coi metri, è la stessa cosa, quindi non va. E poi è questa cosa, questa parentesi dimensionale, che è proprio importante, perché ci sono un sacco di roba, poi una volta che uno ha capito che questa faccenda dell'omogeneità dimensionale è un vincolo forte alle cose che si possono dire, uso di quello che ne pare. Purché non violo certe regole fondamentali, questa è una che in matematica non esiste, perché la matematica non parla di niente, giustamente, quindi fa quello che vuole. Invece qui stiamo parlando di lunghezze, aree, tempi, masse, no? Dobbiamo stare attenti a mettere cose come si deve. Che è quello che tutti sanno, come quando a scuola ai ragazzini degli elementari il maestro dice che non si possono sommare le mele con le pere, no? Che è sbagliato. Perché si possono sommare le mele con le pere. 4 mele più 5 pere fanno 9 frutti e pieno da fregato. Invece il problema è che quando invece le mele e le pere provi a sommare chili coi secondi, lì non si sa, non esiste la categoria. Non esiste. Il giorno in cui abbiamo costruito una concezione del mondo, in cui abbiamo trovato questa cosa, abbiamo scoperto quella nuova fisica, ma al momento nessuno sa dare un senso alla frase 5 chili più 4 secondi. Ci dispiace, quindi. Quindi, tornando al nostro problema, gamma dipenderà ragionevolmente da C, perché C è fatto nuovo che sto mettendo dentro, però non può dipendere solo da C. Che stiamo a parlare? Da che altro allora può dipendere in modo che ci faccia una cosa che sia adimensionale? Ma se ci metto il tempo, con C e col tempo non ci faccio una cosa adimensionale. Qual è il problema di cui sto discutendo? Quello che succede confrontando cose tra due sistemi di riferimento che si muovono uno rispetto all'altro. Tra l'altro, come si fa? La cosa più semplice di fare una grandezza adimensionale
è banale questa cosa, è fare il rapporto fra due grandezze che hanno le stesse dimensioni. No? Se fa una radio quadrata. Se divido, cioè, perché la cosa importante, perché vuol dire che comunque la misuro quella cosa là, il rapporto è sempre quello. Se io divido la lunghezza Roma-Napoli con la lunghezza Roma-Frosinone, comunque io misuro le distanze in chilometri, in metri, in centimetri, il rapporto è sempre lo stesso, perché sto dividendo due grandezze omogenee e il loro rapporto è un numero migliore, è quello che è. Distanza Roma-Napoli e la distanza Roma-Frosinone. Comunque le misuro, d'accordo? Allora, la cosa più semplice per fare una grandezza dimensionale è fare il rapporto fra grandezze omogenee, perché quello è il numero puro, quello è. E quindi dipende, siccome questa è una velocità, è ragionevole, è intelligente, la nostra studia di ragione supporre che sto gamma dipenderà non solo da C, ma anche dal rapporto tra C e un'altra velocità che caratterizza il problema. Qual è l'altra velocità che caratterizza il problema? La velocità relativa a cui si muovono i sistemi di riferimento, no? Quindi ragionevolmente gamma sarà una funzione del rapporto U su C. O C su U. Perché è la stessa cosa, perché U su C è uguale a C su U elevato alla meno 1. Ah, giusto. È una funzione, dipende da U su C. Ho detto prima la U è la velocità. La velocità relativa con cui si muovono i due sistemi di riferimento. Ed è anche ragionevole supporre che questa cosa strana, se mi muovo piano piano già lo so che succede niente. Se U è grossa magari succedono cose strane, insomma, è capito vagamente, no? E poi non basta. Io so anche che per piccole velocità, per quando mi muovo nel mondo, queste vanno bene, quindi gamma deve essere circa uguale a 1 quando le velocità sono piccole. È una condizione che non vince. Deve variare nulla. No? Comunque questa la posso anche lasciare perdere, ma insomma è una cosa in più, io so che a basse velocità devo ritornare nel mondo che conosco già, insomma. E poi no, non basta, dipende da U su C o posso dire qualcosa, posso dire ancora qualcosa di più. Nel discorso che facevamo l'altra volta, diciamo, fatemi mettere così. Questo è il sistema S primo si muove rispetto a S in questa direzione, con una certa velocità U. Oppure si muove in questa direzione con la stessa velocità U. Fa differenza sostanzialmente questa cosa, no? Il discorso dell'altra volta, insomma, lo spazio omogeneo, destra, sinistra, cambia. Quindi, in realtà, più che dal rapporto U su C, perché U e C hanno un segno dentro, U può essere più 30 km al secondo o meno 30 km al secondo, C può andare in qua o può andare in là, quindi può essere più o meno. Però non mi viene niente in che direzione vanno. Quindi in realtà non voglio tanto che dipenda da questa cosa, ma voglio che dipenda da questa cosa indipendentemente dal segno, in una maniera, quando volete, il segno a una cosa, deve dipendere ragionevolmente dal quadrato. Poi se è solo un su C sarà radice di un quadro su C quadro, ma insomma mi serve solo il modulo, la direzione non mi interessa. Dei due sistemi di riferimento e non dalla velocità in cui si muove l'oggetto che noi. No, poi la velocità. L'oggetto fa quello che l'oggetto fa come riparte. Con due sistemi di riferimento, un moto uno rispetto all'altro. E a me mi interessa la velocità relativa. A me interessa riscrivere queste. D'accordo? Poi un oggetto che, una volta scritte queste, una volta definito un oggetto che si muove con una certa velocità nel sistema S, usando queste, ricaverò una cosa che sarà diversa da questa, che mi dice come si muove nell'altro sistema. L'altro sistema lo scelgo io per comodità, no? E quindi anche U la scelgo io. Ah, certo, la scelgo io. U è una genetica velocità che caratterizza qualunque altro sistema che si muove rispetto a. Io sto studiando come cambiano le grandezze passando da un sistema di riferimento a un altro, qualsiasi. Okay. Uno vogliamo. Quindi quando io prendo un punto di vista nel quale
la differenza della velocità rispetto all'altro è prossima alla velocità della luce, vale quella, vale, cioè vabbè, gamma è diverso da 1, quindi vale la... Ma ancora devo vedere quant'è, non so. No, ho capito, ma noi assumiamo che uno, se ti vorrei, fosse uno, se uno cambia poco di a basse velocità, non assumiamo niente. Questo però sì. Perché non il modulo? Perché non il modulo? Perché non? Ma la stessa cosa, fare il quadrato. Fare il modulo vuol dire fare il quadrato di una grandezza di secondo segno, no? Alla fine non è ancora la quadrata del quadrato. E vabbè, è funzione di. Ancora devo determinare che specie di funzione è. Potrebbe essere radice di un quadro su un quadro, non lo so. Ma la maniera più semplice, io ancora non lo so che forma c'ha sto coso. So solo che devi dipendere ragionevolmente da questa cosa qua. Cioè non deve, mettetela così, non deve dipendere, perché se no non sarebbe omogeneo lo spazio in cui muovo, dal verso in cui avvengono i moti relativi, ma solo dalla loro entità. La maniera più semplice di dirlo è questa, ma se non mi piace così fa niente. Nella formula finale che arriverò a scrivere, io voglio che gamma non dipenda dal segno di U e di C. Lo vuoi eliminare il segno, quindi non va a quadrato. E a questo punto come faccio a calcolarmelo? Faccio una cosa molto semplice. Io voglio, cosa? Che un raggio di luce, qual è la condizione che ancora dobbiamo metterci dentro? Che un raggio di luce, che guarda come sono fatti i nostri sistemi di riferimento, no? Finché questo è quell'altro, questo è uno, questo è l'altro. Prendiamo in modo che all'istante t uguale a 0 le origini siano coincidenti e poi tac, a questo punto cominciamo a contare il tempo e poi questo va avanti. Allora, quello che io voglio è che se a questo punto, in questo istante, al tanto t uguale a 0, da qui parte un raggio di luce, questo si propaga per esempio in quella direzione a velocità c. D'accordo? Quindi per il raggio di luce nel sistema S vale questa legge. La posizione in cui la posizione raggiunta dal raggio di luce dopo un tempo t è pari a c per t, perché quindi è la velocità c. Nel sistema S' in cui ho fatto partire da qui il raggio di luce, io voglio che sia ancora vera la stessa cosa, cioè x' la posizione del raggio di luce nel sistema S' deve ancora spostarsi con velocità, con la stessa velocità c, questa è la stranezza. D'accordo? E inoltre questo t e questo t' sono uguali perché io il tempo ancora non lo tocco. Ok? Vabbè, allora basta prendere questa roba, adesso scusate, non so, va bene, lo facciamo. Questo lo posso cancellare, ormai ce li vogliamo, queste sono facili. Prendo questi, uso la trasformazione che voglio costruire e me la scrivo. No? Ma non importa. Torna. Questo deve essere uguale a c per t. Quindi c per t deve essere uguale a gamma per c per t meno 1 per t. E da questo in modo banale viene il gamma, dovrebbe essere qualcosa come 1 su 1 meno 1 su c. Ok? Una cosa fatta così. Qui però il tempo è tutto lo stesso. Il tempo è sempre lo stesso perché stiamo ancora ragionando solo sulle coordinate spaziali. Ci piace questa cosa? Sì. No. Sì e no. Mi piace perché è adimensionale, come deve essere. Mi piace perché, come mi aspettavo, dipende dal rapporto. Mi piace perché se U è piccola rispetto a C, questo fa 1. Se U è molto minore di C, sto numero è 0,00 qualche cosa, sono sostanzialmente 1, quindi sto tornato a quella alla buona che era prima. Però non mi piace perché è asimmetrico, dipende dal segno di U e C. Se vado qua, questo termine è positivo, se vado qua, questo termine diventa negativo o viceversa, cioè è schifo, insomma, dipende da che direzione vado, non mi piace. No, questa cosa è statica della fisica. No, è fisica sperimentale. Io lo so, non perché sono un esteta, ma perché lo so che andare in qua e andare in là è la stessa cosa. E lo so, lo dicevamo l'altra volta, è un concetto molto astratto, no?
la proprietà di isotropia dello spazio, di omogeneità, ma derivano dall'esperienza concreta. Noi lo sappiamo che lo spazio è omogeneo, a meno che non intervengano cose strane a modificarlo. Qui stiamo ragionando nello spazio astratto. Il ragazzino, per esempio, che facevo l'altra volta, che impara a gattonare sul pavimento, non ha una direzione preferenziale in cui andare, se per là o per là, lo sa che è la stessa cosa. Perché? Normalmente lui non lo sa dire in questo modo, ma sta sperimentando il fatto che le direzioni dello spazio sono isotrope. Se no, oltretutto, se fosse così, questo è il sistema S primo va in là, e allora questa è positiva, per esempio, e quindi questo termine è negativo. Adesso io mi metto sul sistema S primo e vedo il sistema S che va in qua, ma allora cambia il segno della velocità relativa, quindi questo diventa positivo, e cioè che a seconda del sistema di riferimento in cui mi metto, in condizioni di moto relativo esattamente uguali, vedo due cose diverse, e non ci credo, perché io credo al principio di relatività, e quindi non va bene. E quindi questa cosa non ci piace, ancora, anche se ci siamo vicini, non ci piace ancora. E però allora, se voglio continuare su questa strada, siccome avendo fatto le modifiche contrariamente a quello che cercavo di dire l'altra volta, esiste una differenza tra statica e dinamica. No, che è successo? Non ho toccato bene la realtà. Bisogna chiudere il mondo. No, non si vede bene. È un po' più alta. Un po' che quello che succede è che abbiamo provato a modificare questa in maniera ragionevole, non siamo arrivati alla cosa che ci soddisfa, e allora devo modificare pure questa. Allora dice, oh, chi te l'ha detto? Potrebbe essere un modo, si può fare in molti modi. Perché alla fine, perché in realtà, e qui vale la pena fare tutto un passaggio tra, diciamo, l'aspetto puramente matematico formale e la ciccia, poi la fine. Che devo fare qualcosa anche qua. Una volta che ho detto che c'è una velocità che è uguale in tutti i sistemi di riferimento, insomma, è ragionevole. Allora, possiamo fare le seguenti cose. Non vi sto a fare tutti i conti. A questo punto ve lo do, ma non è complicato, giuro. Tra l'altro, stavamo meditando una possibilità con Anna di fotocopiare e distribuire le pagine di un testo antico. I conticini sono tutti scritti, quindi non è quello che ho. Però, prima di non fare i conti, ma di dirvi qual è lo schema del ragionamento e poi dare il risultato finale, insomma, per le trasformazioni giuste, vi faccio invece un esempio che non c'è nessuna matematica, ma si capisce perché. Questa cosa che è dura da digerire, perché è talmente ovvia sta roba qua che no, invece tocca metterci mano. Allora, c'è un esempio famoso, che prima si tratta di risale proprio a papà Alberto, che è questo qua. C'è un tizio che sta dentro a... Allora, questo è un vagone tanto per farsi campi, si fanno sempre dei treni, no? Di carrelli ferroviari che viaggiano. Allora, questo è un carrello ferroviario che viaggia in questa direzione a una certa velocità. Ma le ruote che si possono fare? Le ruote che si possono fare? Bellissimo. Poi anche le porte,
qui ci sta anche il ballatoio, quello della Romagna, 1880, al centro del carrello, esattamente al centro, c'è un tizio che non c'è sui nostri due sistemi di riferimento SS1, insomma, questo sta fermo rispetto a terra, quindi vede il carrello che si muove, e l'emissione dei due segnali luminosi nelle due direzioni avviene nel momento esatto in cui questo sta al centro. Davanti a quello. Ma anche al centro del carrello? E lui sta al centro, sì, del carrello. Perché se no... lui sta al centro del carrello. Allora, guardiamo dentro al carrello. Cosa succede qua dentro? Beh, banale se volete. Questo cosa vede? Cioè, più che cosa vede, sarebbe meglio dire, cosa misura con gli orologi sincronizzati che stanno attivamente dentro il carrello? Lui vede in questo senso due segnali luminosi che partono con la stessa velocità nelle due direzioni, devono percorrere due distanze uguali, perché lui sta esattamente nel carrello, quindi lui vede il tempo misurato da lui che impiegano i due segnali per arrivare sulle due porte è esattamente lo stesso, e quindi per lui, nel suo sistema di riferimento, l'apertura delle due porte, le due aperture delle due porte sono due eventi simultanei. I sistemi, gli orologi sincronizzati col sistema che abbiamo visto l'altra volta, messi in questo sistema di riferimento, registrano due eventi che sono: la porta A si apre all'istante T1, la porta B si apre all'istante T1 uguale, perché sono simultanei. Non c'è problema, d'accordo? Cosa vede questo signore qua? Lui vede... Il carrello si muove. Il carrello si muove. Due raggi di luce che partono da questo punto, anche loro con la stessa velocità, e qui è il punto chiave della faccenda, in queste due direzioni. Simultanei. No, partono allo stesso istante i due segnali luminosi, ma siccome mentre i segnali nel suo sistema di riferimento, mentre i segnali luminosi viaggiano, il carrello si sposta, la strada che deve percorrere questo segnale è e quindi nel suo sistema di riferimento si apre prima questa porta e poi questa porta. Sì. Naturalmente non lo vedrete mai facendo questo esperimento con un treno, per il solito discorso che i treni non viaggiano a 300.000 km al secondo, ma concettualmente questo è. Quindi i due, rigorosamente, due eventi che sono simultanei in S non sono simultanei in S'. Questo si capisce senza scrivere nessuna matematica. Dipende solo dal fatto che uno deve digerire questa cosa strana, che la velocità della luce nei due sistemi di riferimento rimane la stessa. E allora salta un concetto così ovvio come quello di simultaneità. Fine. Quindi cos'è che dipende dalla percezione? No, la percezione non c'entra niente. Uno dei problemi di tutti questi discorsi sulla relatività è che uno ci mette sempre dentro osservatori, persone, gemelli, cani, gatti, tutte queste robe qua. C'entra niente. Orologi. Sistemi di misura sincronizzati, come abbiamo detto l'altra volta. Nel sistema del carrello, gli orologi sincronizzati misurano, qualunque orologio misura lo stesso tempo per l'evento apertura della porta A e l'evento apertura della porta B. Certo. Orologi sincronizzati nel sistema S' misureranno i due eventi, che sono due fatti fisici, si apre una volta, si apre un'altra volta, misureranno tempi diversi. Posso fare una domanda di storia? Anche qua. Vabbè, sulla storia quindi mi dà nozze, però diciamo... Lorenz era un contemporaneo di Einstein. Cioè. Lui ci è arrivato, almeno io ho sempre letto, ci è arrivato, diciamo, indipendentemente, non gli aveva dato un significato fisico alle sue trasformazioni. Ma allora, come è arrivato a... Cioè, lui il tempo in qualche modo non l'aveva toccato, aveva fatto un'operazione puramente matematica, oppure era entrato nel tempo... Proposta.
facciamo una quinta serata e vi racconto la storia della relatività, perché se provo ad affrontare questo discorso ci fa la nozze, ma ci sto due ore, perché per essere chiaro, se no proprio, è vero. Infatti, ma poi su alcune cose di storia per forza di cose ci devo tornare, perché, perché si chiamano trasformazioni di Lorenzo? Anche perché, però significava una cosa completamente diversa, l'ho vista in una ottica, quindi adesso ve la sto presentando direttamente come la vediamo oggi. Se facessi tutta la storia vorrei cominciare appunto con Michael Moore, l'esperimento, l'etere, direi Dio, le contrazioni, le forze intermolecolari, no? No, perché voglio dire, il fatto lo spazio-tempo in quel momento Lorenz non l'aveva toccato. Scusa, no. No, lo spazio sì. Lo spazio, no, lo spazio-tempo proprio. Spazio-tempo è una cosa, non esiste, arriva dopo Minkowski, quindi arriva dopo che anche Einstein non sapeva che era lo spazio-tempo, quindi lavorava sulle equazioni delle trasformazioni che doveva stare lo spazio-tempo. Ma prima lei non diceva che due sistemi simultanei sono simultanei in qualsiasi sistema? Prima abbiamo detto che nella meccanica classica la nozione di simultaneità è invariante. Quello che stiamo imparando con questo stupido esempio è che se accettiamo la novità che è questa, la nozione di simultaneità che è così ovvia ed è invariante non lo è più. Due eventi simultanei in un sistema di riferimento non sono più simultanei. Dobbiamo digerire questa stranezza. Quindi qual è la meccanica classica? Quella è la meccanica classica. E questa è, stiamo costruendo la meccanica relativistica, quella comunità, la realtà ristretta. Un'ultima domanda. Sì. Quindi noi a noi a scuola fanno studiare sistemi vettoriali, no? Tipo analisi, matematica, quindi cosa cos'è? Preistoria? No, va benissimo, dopo ci arriviamo appunto. Finché parliamo del mondo com'è, questa roba non ha effetti. Poi vedremo quando è che queste cose. Qui c'è un altro discorso importante da fare, allora lo faccio adesso, volevo fare un certo punto. Prima questo perché mi ricordavo, velocissimo, per chiarirmi. Quindi questo principio, levarlo a qualsiasi velocità, basta che qui carrello si muova, in teoria si crea questo effetto. Sì, non c'è bisogno esatto, questo non aiuta a arrivare alla cosa che volevo dire. Togliamoci una volta per tutte dalla testa l'idea che la fisica sia una scienza esatta, please. La fisica non è una scienza esatta se per esatto si intende quello che normalmente si intende in matematica, cioè una cosa precisa. La fisica fa approssimazioni, solo approssimazioni. Tutti i modelli che sono le teorie fisiche sono approssimazioni intelligenti, più o meno intelligenti, più o meno adatte, più o meno efficaci a descrivere alcuni aspetti del mondo che si circonda. Se volete sapere esattamente com'è il mondo, aprite la finestra e guardate fuori, eccolo là, è quello, è un casino, non ci si capisce niente, è complicatissimo, è un'idea di Dio, ci sono gli attriti, ci sono. Galileo ha cominciato a fare fisica perché ha deciso che non guardava il mondo come era davvero. Lo ha semplificato, ha fatto finta, ha tolto le mezzo gli impedimenti, no? Come diceva lui. Via l'attrino, non c'è, fa niente, ma c'è per davvero, fa niente, faccio tutta la luce. E tiro fuori che tutti i corpi cadono allo stesso modo, che non è vero nel mondo reale, non è vero che i corpi cadono tutti allo stesso modo, lo sappiamo tutti benissimo. Quando diciamo che tutti i corpi cadono allo stesso modo, intendiamo dire che sotto certe condizioni, sotto certe approssimazioni, in un modello ideale, astratto che ci siamo costruito, valgono certe leggi e queste ci permettono di capire un sacco di altra roba, quindi sono formidabili e potenti, ma non sono il mondo come esattamente è. Il mondo come esattamente è quello, sì, è quello anche col carrello. C'è una piccola solo, vogliamo calcolare quant'è questa differenza? Su un secondo è un 100.000.000 di secondo. Dobbiamo preoccuparcene? No. A tutti gli effetti pratici, tecnici, tecnologici, con una piccola accezione che poi ne perderemo, finché viviamo in un mondo non ce ne può fregare meno. Se invece la stessa cosa la faccio con un carrello, che non può essere un carrello a questo punto, sarà un'altra cosa, sarà un fascio di protoni che viaggia alla velocità di 99 centesimi della velocità della luce, e quello c'è, e lì allora questi effetti si vedono e si vedono alla grande. Tutto qua. È un problema di quanto accurata volete la descrizione del fenomeno che state investigando. Se mi basta una precisione dell'1%, finché parlo anche di jet, di relatività, non me ne devo preoccupare.
Se vuoi una precisione di una parte su 10 milioni, me ne devo preoccupare anche quando mando in aria gli aeroplani. Infatti, quindi è un problema di approssimazione, tutto qua. Con ottima, che vuol dire quando è l'approssimazione ottima, lo decido io perché è ottima. Se mi basta l'1%, non ci faccio niente. La velocità di aeroplani ma di satelliti, quindi vanno considerate queste leggi. A livello di precisione, pensavo di raccontarlo una volta che siamo arrivati alla fine, ormai a livello di precisione richiesto da certe tecnologie, per esempio il GPS, bisogna tener conto di queste cose strane, perché se no invece di girare a destra su Viale Flaminio finisci nel Tevere. Perché è vero che c'è un milionesimo di secondo, ma convertito in distanze, la velocità della luce, un milionesimo di secondo fa 300 metri. E io non voglio un errore di 300 metri sul GPS. E quindi devo tener conto di queste buffe e strane faccende. E funziona. E allora quel punto funziona. Però questo è, diciamo, cose che abbiamo, conseguenze della relatività che sono diventate tecnologicamente significative 10 anni fa. 15 anni fa. Allora ovviamente è un problema altamente speculativo, poi si è cominciato a vedere, infatti uno dei problemi storici di questa faccenda è che l'evidenza sperimentale, poi che ti dice sta roba non è una stramberia matematica ma è fisica, cioè il mondo funziona davvero così, è arrivata molto gradualmente, ci ha messo un sacco di tempo a consolidarsi, però lo vediamo dopo, insomma, questa è la storia. Adesso stiamo ragionando così sulla. Allora, tornando a bomba, finito più o meno. Una cosa, cioè, ma se invece di lanciare due raggi di luce lanciasse due palline a velocità bassa, ci può far rivedere la differenza un attimo? Vedo che nella mia testa. Cioè no, se per il tizio sul treno, no? Sì. E l'altro fuori, cioè lanciamo due palline con una parte. In che mondo lo vogliamo vedere? Il mondo realistico o il mondo classico? No, perché classicamente, perché io posso dire classicamente che i due eventi sono simultanei per tutti e due, per una ragione molto semplice, perché classicamente la velocità della luce è C in questo sistema di riferimento, e quindi il tizio nel terreno vede i due cosi che si aprono simultaneamente. Bene. Questo classicamente vede questo raggio di luce che va più piano e questo che va più veloce, perché compone le velocità con la regola classica. Quindi è vero che questo raggio di luce deve fare più strada, ma siccome va più veloce in modo proporzionale, ci mettono ugualmente tutti e due allo stesso tempo. E quindi se però c'è una velocità, ne basta quella, no? Che invece non segue questa regola di composizione, perché è una costante universale, perché è uguale per tutti, e allora questo ragionamento salta. Dipende solo da questo, da questa cosa qua, non c'è altro. Infatti, come vedremo, adesso ci arriviamo, le velocità non si compongono nel modo canonico V' uguale V-U. La legge di composizione delle velocità quando passo da un sistema di riferimento a un altro è un po' più complicata. Allora, a Maramaggi Ciccocò, quello che si capisce quindi è che bisogna anche mettere mano a questa roba. E questo adesso vi propongo, se non ci credete, non ho nessuna difficoltà a ricavarlo formalmente, ma vorrei arrivare in fondo, con un po' di matematica banale, francamente banale, escono fuori le trasformazioni finali, che sono queste, che sostituiscono queste qua. Questa è ancora quella, però gamma adesso sarà un po' diverso, però bisogna cambiare anche. Il primo non è uguale a prima. E la legge che si ricava con un po' di matematica non complicata è questa qua. Dove sto maledetto gamma non è quello che ho fatto prima, è questo qui. Q al quadrato. No, pure ecco qua. No. Che a mancare non pare. Bene. Questo è quello che esce fuori, se uno fa, vediamo, si può verificare che adesso è un esercizio molto semplice da fare, quello, che da
questa e questa messa insieme, calcolando la velocità, sostituendo x uguale c per t e x primo uguale c per ct primo, tutto torna, a questo punto le cose vanno a posto, se gamma vale questa cosa qui, e la legge, proprio la scriviamo, andiamo qua sopra, usando queste due, si può ricavare a questo punto come si compongono le velocità, facendo delta x primo su delta t primo, delta x su delta t, e viene che la legge nuova è quella di prima, però qua sotto c'è un fattore di correzione che è questo. E adesso uno può vedere, adesso diciamo come viene fuori questa cosa. Idealmente è quello che ho detto prima, cioè di fare conti, sono conti molto elementari, si possono trovare da tutte le parti. Che cosa mi interessa andare a guardare qua? Gamma adesso mi piace, perché ha tutte le caratteristiche che volevo attribuire prima, no? È adimensionale, dipende dal rapporto non su C ma dal modulo, dal quadro su C quadro, e se U è piccolo rispetto a C è circa uguale a 1. Quindi mi piace. Dopodiché queste, vedete, a basse velocità, gamma è circa uguale a 1, quindi questa ridiventa quella classica. E a basse velocità, a maggior ragione, è piccolo su C quadro, se U è piccolo rispetto a C, a maggior ragione è piccolo, quindi questo termine è trascurabile rispetto a questo, e ritorno alle trasformazioni canoniche, quelle vecchie. E anche qua, se le velocità sono piccole rispetto a C, questo termine è assolutamente trascurabile, io ottengo V1 uguale V1U, che è quello che vorrei fare ultimamente. Però a grande velocità cambia tutto. In particolare, se qui mettete V uguale a C, questo fa C meno U, 1 meno V su C, che è più tetto C, U primo uguale ancora C. E quindi vi dice, vi restituisce che se prendo una velocità uguale a la sua trasformata, la sua misura nell'altro sistema di riferimento continua ad essere sempre quella che è la cosa che voglio, insomma, quindi tutto diventa un sistema del tutto autoconsistente. Dove adesso il problema è capire, va bene, il sistema è autoconsistente, giocando con la matematica, perché ho giocato con la matematica finora, e con le proprietà dimensionali di queste cose, mi sono costruito un sistema di trasformazioni che mi piace dal punto di vista formale. Il punto è che conseguenze vengono fuori da questa roba e se queste conseguenze sono fisiche oppure no, perché è di Dio appunto. Allora, però, la prima cosa importante è ricordarsi che, questo non ci serve neanche più, tutto ciò ha senso C è 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ora, che tra l'altro, da adesso in poi, dire piccole o grandi, da quando abbiamo scoperto che C è destra e invariante, dire piccole o grandi velocità ha un senso. 1000 km al secondo è una fetecchia di velocità, perché è molto piccola rispetto alla velocità, che è 300.000 km al secondo. Poiché è una velocità enorme per noi, benissimo, il che vuol dire che per tutte le velocità che ci rimangono, nel mondo, diciamo, nella vita, nella nostra esistenza umana, tecnologica anche, sono le velocità più grandi con cui non ha a che fare. Parte appunto il video di segnale luminoso che ci vuole mettere un jet, quanto fa un jet? La velocità del suono, o due o tre volte la velocità del suono, 1000 metri al secondo, è uno schifo, è uno schifo, cioè un chilometro al secondo, è una fetecchia, questa fa 300.000 km al secondo, bene, non c'è da preoccuparsi, fine, non c'è riguarda. Chi è che si deve preoccupare di questa roba? Bene? Sono stato capo là, metri al secondo. Ah, 3 a 10 sono 300.000 chilometri, sono 300, sono 300 milioni di metri, sì, sì. No? Sì. È giusto.
Allora scusate, questo è importante perché di nuovo, quando uno, la prima cosa secondo me che bisogna fare quando uno piglia queste robe strane, no? È intanto farsi un'idea degli ordini di grandezza delle cose di cui si parla, se no uno si fa strane idee. Allora, tanto per dire, vedete, quel gamma è maggiore o uguale a 1, no? Questo si vede perché questo numero è un numero compreso fra 0 e 1, quindi qua sotto c'è, questo è 1 diviso dalla radice di un numero compreso tra 0 e 1, quindi questo rapporto è maggiore di 1. Quanto maggiore di 1? Perché quanto gamma è maggiore di 1 vi dice quanto vedrò effetti strani, effetti della relatività, insomma, no? Allora, ho fatto il calcolo di quanto vale gamma per certe velocità, così non si fa l'idea. Se prendete, facciamo la tabellina, faccio, metto qui il rapporto U diviso C, bene? E qui vi scrivo quanto vale corrispondentemente il famoso gamma. Allora prendiamo U su C uguale a 0,1. 0,1 vuol dire che sto parlando di oggetti che viaggiano a un decimo della velocità della luce, se sono mai visti, a parte un decimo della velocità della luce, gamma vale 1.005. Il che vi dice che a meno che non vogliate precisioni dell'ordine dell'1 per 1000, anche a velocità che sono un decimo della velocità della luce, va bene la buona, vecchia, sana meccanica classica, non c'è problema. Ok? Salto tutti i numeretti. A 0,9, 9 decimi della velocità della luce, gamma vale 2,27. E beh, qua comincio a vedere piccole differenze, si cominciano a vedere. 2,27 vuol dire che non è 1, quindi le cose cambiano. Ma sto a 9 decimi della velocità della luce, d'accordo? E poi dopo che cresce. Per avere valori grossi, gamma vale 22, devo stare a 999 millesimi della velocità della luce. Per avere un grosso effetto di quelli. Questi effetti qua, allora, da qua in su, no? Quindi le variazioni vere rispetto alle previsioni classiche, quindi chi se ne deve preoccupare? Allora, basta guardare tutte queste formule. O quelli che hanno a che fare con oggetti che viaggiano a velocità tali per cui stiamo nella zona in cui gamma è sensibilmente diverso da 1. Le uniche persone al mondo che hanno a che fare con oggetti di questo tipo sono quelli che lavorano a Ginevra e NH5, le fisiche delle particelle elementari, o i raggi cosmici, insomma il mondo in cui lui... Cioè da 0,9 a 0,95. Da 0, insomma, velocità comunque dell'ordine della velocità della luce. NCH. Sono le particelle elementari, le fisiche delle particelle elementari, per i quali questa roba invece è pane quotidiano, insomma. Oppure, notate bene, la differenza di queste espressioni rispetto a quelle classiche sta nel fatto che qui c'è gamma e quindi mi devo preoccupare, diciamo, quando gamma è grande, cioè quando ho a che fare con oggetti estremamente veloci. Oppure, notate, c'è questo pezzo qua, che può diventare significativo anche se questo è piccolo, se le x sono molto grandi. Cioè, detto diversamente, l'altra categoria di persone che riguardano il mondo che si devono preoccupare della relatività sono quelli che hanno a che fare con distanze talmente grandi che la luce ci mette un sacco di tempo per correre, e cioè gli astrofisici. Gli astrofisici, la gente li guarda diverso, perché lì non stiamo a parlare di qualche chilometro o qualche centinaio di chilometri che la luce copre un millesimo di secondo, stiamo a parlare di distanze di anni luce e oltre. E quindi lì ovviamente il problema del fatto che c'è un tempo finito. Cioè, noi di fatto, diciamo, se volete, noi viviamo in un mondo in cui a tutti gli effetti la velocità della luce è infinita, questo è il discorso. A tutti gli effetti pratici. E quindi se mettete C uguale a infinito in queste formule, avete fatto, cioè, avete le formule di Galilei. Il fatto è che non è infinita ed è uguale a tutti. E questa cosa comporta tutte le stranezze che stanno scritte qua. Quindi la meccanica classica dice che
fine età. La meccanica classica sarebbe come sarebbe, sì, sarebbe, se vuoi, un modo di dirlo potrebbe essere, sarebbe la meccanica relativistica, però con la. No, no, sarebbe, non sarebbe più una relativistica, sarebbe quella in cui è concepibile pensare che è possibile far viaggiare segnali a velocità infinita. E allora non avremmo problemi, perché a quel punto è il tempo, tutto, perché appunto sarebbe questa roba qui, con se c è infinito, questo fa zero. Quindi gamma uguale a 1, questo fa 0 e ha ritrovato le trasformazioni classiche. Wow. Non è perché non è infinita, cioè, però è molto grande e quindi le stranezze arrivano solo quando uno va a vedere. In linea di principio è vero anche per il vagone ferroviario, però il vagone ferroviario non ha l'effetto realistico. No. In altre circostanze. Posso fare una domanda? No. Ma invece nei sistemi, o meglio nei mezzi diversi dal vuoto, in cui la velocità della luce è più bassa della velocità della luce del vuoto, e può assumere invece un significato tutto questo, nel senso che la velocità con cui si muove, non so, un atomo o una piccola molecola in quello stesso mezzo, potrebbe determinare fenomeni in cui queste differenze hanno. No, ma lì non usi, no, ma lì non usi perché c'è in un mezzo la luce fa un'altra cosa e lì succedono tutte le cose più strane di questo mondo, non c'è nessun problema. Te non ho capito. No, nel senso, queste formule ci possono aiutare a capire. Diciamo come cambiano i fenomeni fisici in un mezzo diverso dal vuoto? Ullala, questa è una cosa complicata. Nel senso che se vuoi fare poi capire come funzionano i fenomeni fisici in un mezzo diverso dal vuoto, significa per esempio scrivere le equazioni di Maxwell per capire come interagiscono oggetti carichi in un mezzo, in un dielettrico. Se uno vuole fare elettromagnetismo come si deve, certo, deve scrivere le equazioni di Maxwell e tener conto della relatività, non c'è problema. Però, quindi è giusto questa cosa, ma quello che stiamo dicendo qui è un'altra cosa. Queste sono le leggi di trasformazione tra sistemi di riferimento in modo relativo l'uno rispetto all'altro, e sono queste perché, per ragioni che abbiamo detto, c'è una particolare grandezza fisica, una particolare costante universale, che poi guarda caso coincide con la velocità della luce nel vuoto, che dobbiamo assumere essere invariante. E ne derivano certe conseguenze. Poi queste saranno incorporate, laddove la precisione richiesta lo richiede, nelle teorie e nei modelli che facciamo e produrranno descrizioni più accurate del comportamento della materia a tutte le scale. Allora, siccome vi devo lasciare alle 7:30, vediamo al volo, però vediamo alcune cose. Beh, qui si vedono subito alcune cose, è ovvio, adesso si possono vedere in tanti modi, ma prima preferisco guardarle qui perché si capisce anche l'ordine di grandezza di tutto ciò. Questo è un quadratino adesso lo possiamo vedere, perché ho parlato solo per indicare, ma non significa niente di speciale. Per esempio, intanto si vede che, guardiamolo con il linguaggio degli eventi, nel sistema cosa sono due eventi simultanei nel sistema S? Due cose così, formalmente si scrive così, no? Queste sono due cose che accadono allo stesso istante t, questi due t sono uguali. Uno al punto XA e uno al punto XB. E questo sono due eventi simultanei in S. In S primo che succede? Beh, fate le trasformazioni. Questo è... Questo cosa diventa? X primo A. Quanto vale questo? Vale... Adesso non mi interessa molto di altro, devo guardare i tempi. E questo cosa diventa? Diventa T primo A. È uguale, lo prendo da qua, gamma per le coordinate meno u su c quadro x a. D'accordo? E questo tempo qui invece,
il secondo evento, XB sarà questa, TB, questo diventa gamma, per T che è sempre T, meno U sul C quadro, XB. E siccome XB è diverso da XA, questo tempo non è uguale a questo, cioè avete, se volete, la dimostrazione formale matematichese di quello che avevamo visto prima con l'esempio scemo-scemo del raggio di luce. Due eventi, una coppia di eventi che sono simultanei in S, non sono più simultanei in S'. Di quanto, al solito, il discorso che facciamo prima, se sto a parlare di Carrelli, non lo vedo. Ma concettualmente non si capisce, tutto dipende solo dal fatto di aver imposto l'invarianza di C. Quindi ci siamo persi la simultaneità, quello che era un concetto invariante non vuoi più. Quanto dura una cosa? Che vuol dire la durata? Una durata significa questo, attenzione.